Allora ragazzi, come potete vedere qui alle mie spalle sul computer tengo aperti due software diversi. Da una parte abbiamo Filmora 9, dall'altra parte abbiamo Adobe Premiere Pro. Sì ragazzi, perché in questi giorni sentivo parlare tanto di questo software, ho detto ma perché non provarlo? Poi oltretutto a maggior ragione volevo aggiornare il mio Filmora 9 a Filmora X, però purtroppo con Windows 11 dava qualche problemino. Allora ho detto ok, installiamo Adobe Premiere Pro e vediamo un po' come si presenta. Attenzione, questo video non vuole essere una video recensione, ma solo delle prime impressioni per quanto riguarda il primo utilizzo di questo software, ovvero Adobe Premiere Pro. E infatti questo video sarà editato proprio con Adobe Premiere Pro, quindi ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, questo sarà un video molto easy, forse sarà anche il più corto del solito, perché ripeto, non è una video recensione ma solo delle prime impressioni. Allora, vi ricordate che io già da qualche anno, e infatti l'ho consigliato a tutti quelli che mi chiedevano un software di video editing facilitato, consigliavo Filmora 9. Filmora 9, un software che consente di editare video anche professionali, consente di apportare delle modifiche come delle transizioni video, scrivere testi all'interno dei video, fare una color correction, andare a fare delle modifiche anche all'audio. Però questo, per quanto riguarda l'audio, non è che fosse una cosa proprio integrata, però comunque quelle piccole modifiche anche audio permetteva di farle. Devo dire che io ho resistito fino ad ora, e qualche giorno fa mi sono deciso proprio ad installare lui, Adobe Premiere Pro, e ho detto ok, installiamolo e vediamo. L'ho installato e dopo averlo aperto, si presenta con una grafica davvero eccezionale, tutti i pannelli lì al loro posto, e devo dire che è strutturato veramente molto molto bene. Il software porta varie schede come assemblaggio, montaggio, all'interno di esso porta anche un vero e proprio editor audio, ci consente di apportare la color correction, consente di apportare tanti tipi di effetti come delle transizioni, insomma. Questo Adobe Premiere Pro è da appena 2 giorni che lo sto utilizzando, ho fatto varie prove e mi sta già piacendo. Ma la cosa bella di questo Adobe Premiere rispetto a Filmora 9 riguarda proprio la sincronizzazione dell'audio registrato separatamente da un video. Se vi ricordate, io con Filmora 9, dovevo andare a vedere i picchi d'audio sia della traccia video sia della traccia audio per poi sincronizzarli manualmente. E questo mi faceva perdere un pochino di tempo, però comunque si riusciva a fare un buon lavoro, mentre invece con Adobe Premiere Pro bastano pochi click, quindi praticamente importare sia la traccia video e sia la traccia audio registrata separatamente, come sto facendo in questo caso sulla timeline, selezionarle tutte e due, tasto destro, sincronizza, fare audio e andare a selezionare dal menu a tendina mixer, e lì fate ok e voilà, bastano pochi secondi e la traccia video è sincronizzata alla perfezione con la traccia audio. Quindi ragazzi, devo dire che questa funzionalità di Premiere Pro a me mi ha stupito molto, perché un software del genere io non lo avevo mai considerato. È vero che in passato ho provato DaVinci, ho provato anche After Effects, però quella lì è una cosa passata, però devo dire che Adobe Premiere Pro fa veramente molto bene il suo lavoro ed è anche molto molto consigliato in rete e soprattutto su YouTube. Allora ragazzi, io adesso stacco questo video, lo vado a editare, vedo un po' come mi trovo. Ve l'ho detto, questo è stato un video di quelle che sono state le mie impressioni, prime impressioni su di questo software, il suo primo utilizzo. Magari in futuro
potrei portarvi un video completo su come editare qualcosina, non lo so, ci devo un pochino lavorare, però fatto sta che, beh, volevo farlo questo video, dovevo tirarlo fuori, dovevo tirare qualcosa per questo video e ho detto perché no, perché non parlare delle prime impressioni di Adobe Premiere Pro? Beh, sicuramente molti di voi lo utilizzeranno già, ma io sì, conoscevo solo il nome, ma non lo conoscevo per funzionalità, quindi ragazzi, beh, devo dire che è stata una bella scoperta. Adesso, sì, è stato un video un pochino corto, questo lo so, ve l'ho detto già all'inizio video, ma voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti. Ripeto, sicuramente qualcuno di voi lo utilizzerà, ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se lo utilizzate, quali sono le vostre funzioni preferite di Adobe Premiere Pro. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando ragazzi, cliccate sul pulsante mi piace e lasciate tanti like a questo video. Dopo i like, beh, non resta altro che fare l'iscrizione al canale, mi aiutate molto, a voi non costa nulla, ma a me è un grandissimo supporto. Dopo l'iscrizione attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Quindi condividete e mi trovate anche su Instagram. Ve lo ricorda? Qui l'animazione, adesso non so se riuscirà a ricreare qualche tipo di animazione, ma fatto sta che comparirà qui. Quindi, chiocciola Mitico Snake, ma trovate link al mio profilo Instagram qua in basso in descrizione. E io intanto vado a editare questo video proprio con Adobe Premiere Pro. Quindi vado a chiudere Filmora 9 e utilizzo Adobe Premiere Pro. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video settimana prossima. Ciao!